on your boots, cioè metti su gli stivali. Ciao, dai, dai, metti su le scarpe, che andiamo. Ti arriva la primavera, metti su gli stivali. Purtroppo ciao, le espadrilla con quelle sfilacciate dietro. Che sai schifo. Su quelle lì, quelle vecchie. Sai che quelle pericolose per gli incendi. Una volta sola, adesso domani capiterà la seconda della mia carriera, ma in 30 anni di patente una volta sola gli hanno rubato la macchina e gli hanno rubato la 500, che era anche la prima macchina che abbia mai avuto. L'hanno rubata e me l'hanno riconsegnata il giorno dopo, ce l'ho trovata abbandonata dai carabinieri in un prato. Perfetta, assolutamente perfetta. Uguale, mancava soltanto la benzina e le espadrilla che avevo lasciato sotto il sedile. Trent'anni dopo. Secondo me le hanno usate per togliere la benzina, le hanno arrotolate, esatto, hanno succhiato la benzina. Esatto. O le hanno bruciate e hanno fatto un falò. Tra l'altro, scusami, si potrebbe fare un mini speciale espadrilla? Prima del riassunto. Ma perché no? Ma sì. Sto pensando che aspetta, io vorrei che a fare questa sigla fosse il nostro inviato speciale dalla capitale. Dottore, mi sente? Va ora in onda! Perfetto. Da Roma, casa Fasani. Grande. Roma è casa tutti. Vorrei sapere quale programma può permettersi uno a 600 km di distanza che ti fa le sigle. Oh. Allora, grande classe. Il nostro programma è il top e si sa. L'hai detto. No, volevo solo osservare che l'espadrilla, dopo aver avuto un primo, diciamo, gettito di grande successo con la prima tiratura di espadrilla, che erano solo corda come suola, si sono accorti che uno, inserendole anche inavvertitamente in una pozzanghera, diventavano due taglieri. Non so se vi ricordate l'effetto, dopo diventavano di pietra. E allora, e poi si sfilacciavano e gli venivano i capelli lunghi dietro. Però quindi hanno inventato l'espadrilla con la gommina in punta e tacco. Un pochino. E dopo è arrivata quella. Contenitiva, ma poco. E infine è arrivata l'espadrilla con tutta la suoletina di gomma sotto la corda per salvarle. Dopo tanti anni, però, si può dire. Fa che brutte le espadrille. Non è vero! No. Sono comode come ciabatte. E comunque facevano le veci dal punto di vista olfattivo del cane bagnato. Cioè le spadiglie sbagliate e il cane bagnato in macchina. Infatti rischiavi di indossare il cane bagnato. Infatti erano guai. Attenzione, perché ci sono state anche le spadrille donna con un po' di tacchetto sì. e i laccetti per fare un po' di tacchetto, una bella zeppa sotto invece. Sì, sì, andava. E poi con l'accetto intorno. Con l'accetto intorno. Molto messalina. Esatto. Un po' messalina. Riassunto di 7 giorni fa. Cordialmente! Buon millennio! Pronto? No, Linus, dopo tanti anni voglio dirtelo. Dimmelo. Tu non mi guardi bene dentro. Sulle orme di papà. Dopo la visita dentistica, il figlio del pilota fu ben felice di portare l'apparecchio. Francesco Tricarico, vero nome, Francesco Tricologico. Questo tutti lo sanno. Sì, era un po' il segreto di Pulcinella. Malikaiane, nuovo nome, un malecane, pari merito con Armaleiale e Mamma di Turchi. Mi piace Armaleiale. A chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. Bravo Concato però, eh? Sì, infatti... Fabia aspettare il tempo per che domenica bestia. Vabbè, è un po' Fabia Concata, moltissimo eh? Scusate, prima che vi spingiate troppo oltre, vorrei dire che avevo ragione mio papà. Ora andate pure avanti. Elio, tra poco. Ciao, sono contento di essere qui. Ti raggiunga una bevuta. No, grazie! Non ho sete! Il faraone Ramsete era il maggiore di 3 fratelli. Gli altri 2, Ramsonno e Ramfame. You're beautiful, that for sure. You'll never ever fade. Fa anche un po' arrapare. You're lovely, that is not for sure. Sigla! Da Roma, la capitale dell'Italia, in diretta nazionale, ma anche internazionale, fatto salvo il fatto che nel mondo non è la stessa ora da tutte le parti, per cui se per caso siete in America non sono le 9:07, ma saranno forse, se siete sulla costa est, le 3:07. E se siete dall'altra parte, forse mezzogiorno e 07. Però in diretta, Tutto questo grazie all'internet, anche noto come il www. Bravo!
perché di antenne che arrivano fino là ce ne sono troppo poche in Italia. Comunque, andiamo avanti da Roma, la capitale dell'Italia, la città della cotoletta alla milanese alla romana, la città del risotto alla milanese alla romana, la città del fritto alla romana che ho mangiato ieri sera, una bella città che accoglie tutti, chiunque arrivi da qualsiasi parte del mondo è ben accolto qui a Roma. Ebbene, da questa città sta per andare in onda, in diretta, come ho già detto prima, cordialmente senza freni, ospiti da Milano, gli Elio e le Storie Tese, un complesso che ha cambiato la faccia della musica italiana negli ultimi 20 anni, ma soprattutto il conduttore radiofonico, secondo un sondaggio delle ultime 24 ore, più desiderato carnalmente dalle donne in un'età compresa fra i 45 e i 65 anni. Un conduttore che ha perso il colore nero dei capelli, ma non ha perso la sua potenza sessuale. Grazie. Anzi, forse per assurdo, gli è aumentata. Linus! Io lo userei come segreteria, forse. Esatto. Sai che mi piace molto questa cosa del fatto che noi siamo ospiti da Milano, sì, certo, e Elio comanda tutto. Ma scusa, da Roma. Che cosa vuoi essere meglio da capitale? Hai ragione anche tu. È impossibile. Elio comanda color. Non è rosso. Non è mai fatto un disco come quello che faceva, non so, Frank Sinatra con Bono, cioè che uno canta da Buccinasco e l'altro canta da Terracina. Come no? E poi diventa un disco in contemporaneo. L'avete fatto voi? Sì. C'era Bono. Esempio, degli ospiti. Degli ospiti ci hanno telefonato, tipo, non so, forse Cavallo dei nuovi Litfiba. E allora era agitato per telefono, e anche Piero ha agitato per telefono. Bene, bene, bene. Benvenuti a questa nuova puntata di Cordialmente Senza Freni, che si apre come sempre con le poesie ermetiche di Hermes Palinsesto. Non capisco come tu possa avere ancora questa incertezza. Mi piace avere un po' di circospezione. A proposito, adesso che sono passati degli anni e la questione è andata un po' in prescrizione, ma non del tutto. Attenzione. Il nuovo millennio, alla fine di tutto, cominciava. No, io so una cosa sola. Dicela. Che attualmente mi hanno assicurato che siamo nel nuovo millennio. Okay, no. Vuoi dirti quando è iniziato? Non lo so. Però è stato tanto tempo fa. Sì, sempre lì a rivangare, sempre lì a guardare indietro. No. Tra l'altro, le poesie ermetiche. Ti voglio dire una cosa, perché sai che Palinsesto è uomo d'arte, ok, è un pensatore libero, però è anche attento. Ha visto le tue difficoltà a memorizzare se è palinsesto sì, e così mi ha mandato un messaggio sull'ipotesi di chiamarlo Hermes Palinsest senza la vocale finale. Non mettere l'ultima vocale, che fa anche un po' esotico. Palinsest. Tagliamo la testa al toro. Sì, sì, un po' come Di Gregorio e Baccini che non dicono la finale. Palinsest. Esatto, un po' palinsest. La prima poesia si chiama Narici in Overload. Signora in ascensore, hai un odore intenso, troppo intenso, ma non è un profumo, è un'essenza. Quindi a essenza si starebbe meglio. Perché quando vuole Hermes sa avere anche uno spirito sottile. Quando fai la dal viaggio in ascensore con la signora e ti rimane vintage, chiama la signora vintage, l'ex figa. 20 di rinnovamento. Gli americani avranno tanti difetti, ma alla fine hanno eletto un giovane, uno nuovo. Chissà se anche noi un bel giorno ci libereremo dei nostri vecchi marci. Ovvero c'è anche una metafora, c'è un attacco diretto alla classe politica proprio. Vabbè, ma la nostra classe politica, io sono d'accordo in questo senso con Hermes, è fatta di vecchi un po' marci. Cioè, è la verità. Diciamole come stanno. Altissima definizione. Come posso guardare un film con quella schifezza poco definita nel DVD? Io voglio il Blu-ray per vedere le cellule degli attori, i pori, ogni loro imperfezione cutanea. Poi, se il film è una merdaccia, chi se ne frega. Però si vede tanto. Sì, infatti, secondo me questo nuovo trend è bravo. Quel che conta è la forma, è non la forma. Sostanza. Infatti, non so se ma anche il prezzo dei Blu-ray conta bene. Io ho notato a Blockbuster c'è la parete Blu-ray, che è il nuovo tentativo. No? Dice, detto ti do questo nuovo standard. Un dono sgradito. Il dottor Bruce Banner non fu molto felice quando ricevette in regalo un sempreverde.
sottile. Voglio sapere com'è la connection a questo pezzo. Anch'io. C'è un doppio salto mortale tra i sempreverdi, cioè tra gli evergreen. Sì. Potevo non scegliere una canzone del sempreverde per eccellenza, cioè Al Green. Ma vai a casa tua. 1974, Portami al fiume. Questa è Take Me to the River. Il reverendo Al Green con un successo di molti anni fa era Take Me to the River, cioè Portami al fiume. E certo. E nessuno vi ha mai detto Portami al fiume. Vediamo. Peccato. Vediamo. Ma poi cantato dal reverendo sembra come tipo per un battesimo. Il Portami gange. Al fiume, esatto. Oppure che è un reverendo di quelli tipo di quelli che sono stati sanzionati dalla chiesa americana perché avevano delle voglie un po' così, ti porta al fiume per farti delle proposte. Per farti vedere il merluzzo. Come sta la capitale, Elio? È un'imitazione di un pezzo di D'Annunzio, Portami a fiume. Cultura, che ostentazione. Cultura. Allora oggi è martedì ed è il primo martedì ufficialmente dopo il carnevale, dopo tutti i carnevali, perché martedì scorso, anzi oggi è lunedì in effetti, però fino a martedì scorso c'era il carnevale italiano, fino a sabato scorso c'era il carnevale ambrosiano. L'hai detta grossa. Ora tutti sanno che siamo in onda il giorno dopo, cioè che stiamo incidendo il giorno. Esatto. Ci siamo tradite. Possiamo dirlo, Linus, che il carnevale quando finisce è un po' come il Natale, che ti liberi anche un po' di uno stress. Sì. Perché tutto casino, regali di carnevale. Quando finisce il Natale, quando finisce la Pasqua, quando finiscono le vacanze. Comunque ti liberi di una cosa, il cenone di carnevale, i regali di carnevale. Ma chi è che tra di noi festeggia o fa un po' di carnevale? Beh, io mi vesto tutti i giorni così. Io mi sono vestito da zona. No, ma adesso, a parte gli scherzi, c'è qualcuno che è andato a una festa. Qualcosa di io. Io devo dire che devo dire l'ultima volta avrò avuto 14 facciamo anni. Niente. Ma no, perché sai, c'è stata la settimana di vacanza. Ah, quindi scuola, erano tutti fuori gli da amici Milano. Erano via, quindi in realtà siamo stati un po' insieme anche io e lui. Abbiamo fatto dei giretti, certo. Così ho preso un po' di tempo. Hai truccato da giocatore di baseball? No, tipo. No, non sono mica un invasato. Io. Allora va ora in onda Carnevale, che passione, notizie varie, gossip, aspetti, no, non posso aspettare, grande e piccole follie del periodo più carnascialesco dell'anno secondo il Guinness dei primati. Conduce, eccomi, il numero uno dei primati, Dimoletta Pasovale. Quindi in quanto primate posso, esatto, avere una Guinness, scusate. O potresti essere anche il primate di Polonia o è vero, primate... si chiamano così anche. I costumi di carnevale che quest'anno sono andati per la maggiore erano ispirati ai personaggi televisivi e ai fenomeni ad essi correlati. Fra i più venduti il costume da maestro vessicchio, da Ultraman Trans, da bastone del Dottor House e il richiestissimo costume da Luca Raghei. Jeans sdrucciti sulle natiche, monetona da 500 lire e moglie. Dove la mettevi la monetona da 500 lire? No, è per terra natiche. Davanti. Cioè la spingi con un filo che non si vede, cioè l'hai sempre davanti, ti chini sempre. Senti, per la moglie cosa serviva? Perché era gay. Perché per il dopo. A confortarti dopo, dice, insomma, ti ha fatto male, non ti ha fatto male. Accurati studi storici hanno confermato le voci che da decenni giravano nell'ambiente degli studi storici. La più antica maschera carnevalesca di Milano non sarebbe Meneghino, bensì Col Giovoglio Monezi Bagigia, un personaggio della commedia dell'arte. Ai bambini piaceva tantissimo, ma la difficoltà di dire ehi, guarda, arriva Col Giovoglio Monezi Bagigia, lo destinò a un progressivo oblio fino alla definitiva affermazione appunto del rivale Meneghino. Certo. Approfittato del fatto che era più facile da dire, pronunciare, solo per quello. Che ingiustizia. Potevano chiamarlo il Zibagigia. Una osservazione superficiale del carnevale polacco farebbe pensare che in Polonia si festeggi meno e meno bene di altri posti, tipo, che ne so, Rio de Janeiro. In realtà il carnevale polacco non è meno frenetico di quello carioca, ma è più, come dire, allusivo e sobrio. Per esempio, vanno fortissimo i costumi da Corrado Augias, da capo del personale, da spogliarellista ancora vestita o da Batman in borghese. Ad Anzica, il venerdì grosso, si svolge una parata di cui non si accorge nessuno. Forse?
grasso forse. Linus, fai degli errori che alla mattina non li fai mai. Li fai apposta. Per essere più simpatico. No, io. Per non fare andare bene cordialmente senza freni. Scusa. La trasmissione che non frena mai. Ad Anzica il venerdì grasso si svolge una parata di cui non si accorge nessuno perché tutti sono vestiti praticamente normali. Esatto. Ma questo non significa che sia meno bella di altre. Bravo, certo. Linus. Alla fine del XIX secolo, quando aveva 8 anni, il piccolo Diego della Vega mise una seria ipoteca sull'identità segreta di Zorro. Alla festa di carnevale di terza elementare si travestì da Zorro lui stesso. Lui stesso. Esatto. Madonna. Quindi era cominciato un po' a mangiare la foglia. A parte il fatto, vi interrompo, che è uscita un'ansa, sì? Per la quale vi viene fuori dopo tanti anni che sotto le spoglie di Zorro, sì, non c'è Diego della Vega, ma Diego, sì, della Valle. Oh! Questo è un colpaccio. Questo è veramente bomba. Non me l'aspettavo. Non l'hanno ancora confermato, però. Ma è uscita l'agenzia? Però dalle, sì, scarpe si poteva, ma capire. Ma quello era un altro, quello era Tozzorro. Ah! La zampata del vecchio leone! Il detto da carnevale ogni scherzo vale deriva da un'usanza della domodossola settecentesca, quando a febbraio i macellai, per ridere, servivano una carne diversa da quella richiesta dal cliente: manzo invece di agnello, gazzella invece di pollo, eccetera. La gazzella poi tu insegni a domodossola, esatto. Da cui il detto a carnevale ogni carne vale. La burla era così diffusa e ben accetta da diventare lo scherzo per eccellenza e modificare così anche il detto popolare. Pensa. Chiudiamo con questa: a Viareggio il carnevale molto sentito dalla popolazione, al punto che nei giorni clou tutti si licenziano dal lavoro, qualunque esso sia, per partecipare alle sfilate dei carri. È vero, ciò comporta un grave disordine sociale, perché se per esempio sei in ospedale e ti stanno operando, allo scoccare della mezzanotte staccano tutti. Sì. Dal chirurgo agli anestesisti vanno a vestirsi da Pippo o da clown o da Antonella Clerici. E chi si è visto, si è visto. Decine di morti ogni anno. È vero. Il dramma del carnevale di Viareggio. Dov'è che accade questo? A Viareggio. Viareggio. Però i pazienti. Zitti che c'è il collegamento. Aspetta, c'è ancora un sacco di tempo, prego. No, dicevo, i pazienti più spiritosi, quelli che non sono proprio in fin di vita, escono anche tipo con lo stomaco aperto per fare lo scherzo. Sì, cos'è la travestito? Da uno che sta per essere operato, e invece è vero. Toscanaccio così quando c'è. Collegamento. Magari il collegamento più semplice, questa canzone si chiama Carnival. Natalie Merchant, Radio DJ. Bravo Linus! Basico, dai, per una volta. Che è nata di Bergamo. Life on these streets, a virtual stage, it seemed to me, makeup on their faces. Tra l'altro si capisce dall'ambientazione che è una canzone di carnevale, sì, no? Sì, cioè, sì. No, ma poi c'era il solo di chi. Mio amico Charlie. Vedevo un po' di perplessità sul nome della cantante, Natalie Merchant, che ricorderete come Merchant, cantante dei 10,000 Maniacs. Ah, certo. Così è più chiaro. Come abbiamo fatto? Insomma, i 10,000 maniaci, forse 5 o 6 sono in questo studio. Amico. Come va a Roma? Ma guarda, bene, anche se c'è un po' freddo qui. Si parla sempre di Roma per il suo caldo, no? Certo. Ci sono anche dei detti antichi, tipo Roma calda. Sì. Sai che è talmente Roma antico calida, che io non l'ho fatto in tempo a sentire. Senti, invece fa un bel freddo, piove, insomma, sì, c'è un tempaccio. Guarda, Elio, ero lì ieri. Sopra. E non mi hai detto niente, maleducato. Senti, l'altra volta eri con Celentano lì, o sì, quantomeno con un suo sosia. Questa volta con chi sei? Oggi solo, Linus. No. Sono solo, nessuno vuole ormai più prendere parte. Dividere con te? No. Ma è leone, ma lo sai anche te perché? Perché guarda che molti gli viene un po' di strizza, insomma, hai capito, no? Perché l'idea di partecipare. Sì, perché essere ospiti cordialmente non è mica roba da tutti. Cioè, bravo, tutti fuori dicono sì, vado, poi dici dai, vieni. No, un impegno, devo fare un lavoro. Già, però, sì, bravo Adriano, che l'altra volta c'è stato. Secondo me, Elio, adesso tu magari sei da solo in quello studio e sei un po' al buio e ti sei un po' così. C'è anche Matteo Curti, Matteo Curti. Vi siete un pochino isolati, però come l'altra volta quando eravate in diretta da Sanremo, che sotto le finestre tu aprivi c'era un sacco di gente. Prova un attimo ad aprire. Ma dopo provo a vedere, provo subito. Prova a guardare fuori, apri. Allora, ragazzi,
È incredibile, erano tutti zitti. Vedi? Ma sono educati. Tutti zitti e stavano ascoltandoti in silenzio. Scusami, Linus. Vedi che roba scusa ti vuole se bene. Ho dubitato della tua forza. È un eccesso di è un eccesso di modestia la tua. Tu non vuoi ammettere quanto Roma ti voglia bene. Tra ma non a me, a te, Linus. Che super pubblico che sta attento, buono, non disturba il momento buono. E certo. Riapri un attimo. Aspetta, devo chiedergli: volete più bene a me o a Linus? Linus, a Linus. Senti, si sentono delle voci. Però affettuosamente detta la cosa. Elio, puoi dire loro che ci fermiamo per 30 secondi, però poi torniamo? Aspetta, sì. Ci fermiamo per 30 secondi perché Linus deve espletare dei bisogni impellenti. A dopo, ragazzi. L'han presa male. Sono rimasti malissimo. L'atmosfera orribile. Io sto bene qui, così Linus. Comunque, non ho sete. Tutti a bere, dai. A che punto sono, sono scappati tutti, Linus. Han paura anche qui a Roma. Io non capisco, Linus. Se devo venire a bere una cosa, perché mi dai la vestaglia? Cioè, che cosa c'è? È finito carnevale. Perché? Cordialmente! Millennium Abracai Lufuk Hakan Lufuk Fanku Punta Punta Mihara Wanara 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 Arrivano molti messaggi dagli ascoltatori. Anzi, ci vorrebbe una sigla fatta un po' come la mattina. Molti messaggi dagli ascoltatori. Elio! Molti messaggi dagli ascoltatori! Grazie mille, però purtroppo il simpatometro li ha praticamente cassati tutti quanti. Quindi mi limito a salutare Marta da Savona, a cui hanno rubato 2 CD della macchina, la Fava Fabiano, a cui una sua amica ha rovinato una barzelletta, e poi Marco da Como, e poi Ciro dell'Aglio da Napoli, Massimo da Firenze, però insomma. Però Linus, non scusa, c'è molto, la non simpatia. Linus, li ammazza tutti. Linus, sì. C'è da stare attenti perché circolano dei simpatometri fatti dallo stesso che ha fatto il T-Red. Sì, sì. Per cui che cancellano anche cose che vanno le telecamere bene. Adesso, sì, giusto? Sì, sì. Esatto. Ne ha fatta una nuova. Ma cos'hanno? Una soglia di tolleranza più alta o più bassa? È molto bassa. Quindi fanno passare tutto. Nel senso tutto. Che tagliano tutto. No, ah, niente, alta allora, niente. Scusami, alta, ho scusami, capito. Giusto. Well, la seconda parte di Cordialmente senza premi, senza premi. Si apre come sempre con la diffusione culturale e il momento di Che Storia Channel, ovvero se quella volta che te lo raccontavamo non sei stato attento, non andare in paradura e non ti fare le menate. Sai che fai? Ti piazzi lì bel togo, bello relax, e te lo ridiciamo noi. Bel togo. Se sentivo bel togo da 100 anni, guarda. Cioè, basta che non la metti giù dura, hai capito? Sai che la cosa più difficile del mondo fosse rimanere aggiornati col linguaggio dei giovani. Vabbè, certo. Però secondo me certe robe sono belle. Io ce l'ho il linguaggio dei giovani, vado fortissimo, vuoi sentirne un po'? Vai. Ehi ragazzi, che sballo! Mi sono sballato! Che sbaglio! Mondiale! Come vado? Sono che abbastanza. Sei giovanissimo. Ma tu in effetti sei grazie, giovane dentro. Grazie. Utilizzando strumenti di calcolo incredibilmente precisi, alcuni esperti oceanografici hanno dimostrato che il triangolo delle Bermuda è in realtà un rombo. Scusate, per inciso, vostra Prince. Perché porta sfiga? No, perché per far vedere che sono che ho questo linguaggio giovane. Lo zoologo Peter Bestial, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio del cercopiteco, ha ricevuto un premio speciale dal WWF per il film documentario Cercopiteco disperatamente. Lo studioso di testi antichi Johnny Amen ha scoperto che ai tempi degli antichi egizi uno scriba personale costava poco e durava una vita, mentre la cartuccia del nero finiva dopo pochi papiri costava moltissimo. Ma già allora la roba pazzesca, cioè lo scriber lì c'è padrone, io scriverei ma ho finito il nero, porco mondo. un po' come le stampanti, che la stampante in sé costa poco, sì, ma la cartuccia costa più della stampante, ma quella cartuccia lì, quella del nero. I ricercatori della
Università del Michigan hanno sottoposto a un check-up completo la Costituzione americana e hanno scoperto che gode di sana e robusta Costituzione. Oh yeah. Meno male. L'egittologo Francisco San ha scoperto che i disegni bidimensionali della piramide di Cheope, se li guardi attraverso gli occhialini di cartone con le lenti di plastichetta rosso e blu, risultano in 3D e ti sembra che le cose minghie ti arrivano in faccia. Già ai tempi. Ma perché sai, gli egiziani erano avanti. Come ti ha accorto, perché ho visto che erano un po' sfasati, sì, un po' sfocate nei bordi. Ha detto: che cosa strana, ha provato così quasi per scherzo con gli occhialini del figlio che erano dentro la Shrek. Sì, anch'io ce l'avevo. Ma, 3D, bravo, anch'io. Ma come facevano invece gli egizi a vederli così, con il papiro tinto di rosso e uno sì, probabilmente la pergamena. Ah, sai, gli egizi li hanno fatti in tutti i colori. Esiste una misteriosa leggenda africana che racconta la storia di un demone, Gmond, che si aggira con gli occhi rotondi, la ruota quadrata, la bici scassata, seminando il terrore nei villaggi. Gmond. I bambini se li decidi. Questa volta il collegamento non è con quello che abbiamo appena detto, ma con quello che abbiamo appena ascoltato. Se quelli di prima erano gli Zombies con Time of the Season, sì, questa è la stessa canzone in versione nuova. Give it to me right, che vuol dire, Sergione? Dammelo giusto a destra. Esatto. Give it to Senti, my right. Sì. Lino, c'è il pubblico che vuole ringraziarti per il collegamento che hai fatto prima. Aspetta. Sì, fammi sentire. Vi è piaciuto il collegamento che ha fatto Linus? È inutile, Linus, io devo chiederti scusa, perché io ti prendo in giro per cose che invece piacciono al pubblico. Cioè, il fatto che non piacciono a me non vuol dire che non piacciono. Bravo. Poi Senti, alla ma massa. Ma il pubblico dov'è? Sulla Cristoforo Colombo o dalla parte di Largo Fochetti? Sì, sono fuori qua, sì, sono tutto intorno, tutto diciamo, intorno. Stanno assediando, perché poi si è un po' sparsa la voce. Certo, un po' come quando i due hanno arrivato sul terrazzo, fondamentalmente. Esatto, poi, solo che oramai io vedevo dalla webcam, cioè per dire che un pubblico magari un po' troppo entusiasta, però corretto, hanno rovesciato le auto e gli hanno dato fuoco, però le proprie auto con fuochi controllati, cioè quelli degli esperti, sì, che sanno come fare. due messaggi velocissimi che sono arrivati. Scusa Linus se non sono stato molto pronto. Sapete che anche voi, come i Queen, come i Led Zeppelin, come, che ne so, i grandi gruppi come i Genesis, avete un gruppo che rifà il verso a quello che voi fate? Cosa? Sì, e si fanno chiamare aperitavitis. Che Aia. Cosa? Sì. Allora. Ti dico di più, sono l'artefice. No, l'artefice. Siccome mi interpellarono per sapere se era meglio confermi un nome che esista, o un altro, certo, gli ho detto. Cosa? Me meglio... E non hai detto niente a noi? Ma aspetta, non sapevo che avrebbero poi avuto un boom così. Mi chiedevano se era meglio. Per il momento hanno deciso il nome. Sì. Solo in sala prove. Ho sentito anche il CD, suonano benissimo. Solo in sala prove. Allora, se sono in sala prove, abbiamo un vantaggio di 27 anni. Ce la puoi fare. Io invece devo rimproverare, voglio dirlo. Vai. I ragazzi di un gruppo, ragazzi che sono venuti da me una volta a dire: Rocco, dacci il nome perché non sappiamo bene che nome prendere, che genere fate. Facciamo metal. Ho detto: okay, va bene, vi chiamerete i Forsennatica. E loro mi hanno guardato con espressione seria e credo che poi non si siano chiamati Forsennatica. Però è bello. Infatti, allora voglio dire: ridatemi indietro il nome che faccio è bello, io. Forsennatica. Volevo salutare invece Franco che ha inviato il seguente messaggio: ho iniziato ad ascoltarvi nel 93. Avevo 16 anni, oggi di anni ne ho il doppio e vi ascolto ancora. Ho vissuto a Londra e non avendo il PC in casa, la sera andavo in un internet caffè, mettevo sulle cuffie, mi collegavo al sito di DJ, le persone di fianco a me mi vedevano ridere da solo. Ho vissuto ad Abu Dhabi e lì era notte fonda quando eravate in onda. No. Con la scusa di avere delle cose da sbrigare, in ufficio ci andavo lì di sera. A volte rincasavo che era quasi l'alba e sentivo il muezzin iniziare la preghiera del mattino. Oggi vivo a New York. Oggi vivo a New York, vi ascolto dal lavoro, ma almeno ora un ufficio tutto mio, così non mi vedono ridere. Diventate sempre meglio, con immutata stima, Franco da New York. È Franco, è in
Invitaci a New York, Franco. Messaggio commovente. Bene. Franco, sei un po' un gasato che ci tieni a dire che vai in tanti posti. Franco, una cosa che non sai è che anche il Muezzin aspettava la fine della trasmissione perché anche lui stava ascoltando cordialmente. Il tutto sempre con la massima ironia. Sempre con la massima ironia, non sia mai detto che. Parlando di tecnologia, se sei pronto, Elio, darei vita alla prossima rubrica, che è quella che riguarda i videogiochi. Sì. Va ora in onda? Va ora in onda nuovi videogiochi in uscita o in fase di progettazione che invaderanno il mercato o l'hanno già invaso nel futuro prossimo o nel passato recente. Conduce colui che da ospite si trasforma in un lampo in conduttore della trasmissione, Pasquale Di Molfetta. Eccomi qua. Tra l'altro, quella che va in onda è la prima parte di questa rubrica, la seconda parte nella prossima puntata per ragione di tempo. Ok. Final Fantasy 15 per Xbox 360, annunciato alla fiera di Stoccarda, Final Fantasy 15 si preannuncia come uno dei progetti più arditi del decennio. La storia si svolge nel circa 500 anni dopo gli eventi narrati in Final Fantasy 16, 500 anni prima degli eventi narrati in Final Fantasy 14 e contemporaneamente agli eventi narrati in Super Mario Kart per Nintendo Wii. È una azzeccata via di mezzo fra strategia, sparatutto, puzzle game, battaglia navale e wrestling. Obiettivo del gioco: capire se dice Final Fantasy o Final Fantasy. Lo prenoto. Se arrivi alla fine scopri questo, ti dice, viene fuori il mostro finale, ti dice. Trombone Idol per PS3 e Xbox 360. Ormai i cloni di Guitar Hero si sprecano e Sega colpisce la palla al balzo con questo frenetico music game. Scopo del gioco: calarsi nella parte di un trombonista che deve conquistare folle adoranti suonando con l'apposita periferica, che è un trombone wireless. I maggiori successi della storia del trombone pop rock, da If You Leave Me Now dei Chicago alla hit dei Chicago If You Leave Me Now. Tanto divertimento assicurato per tutta la famiglia. Difetto: è un po' corto e alla lunga ripetitivo. Comunque io comprerei solo il trombone wireless, anche se non lo uso. La periferica. La prossima canzone dedicata all'amico Franco. Aspetta che apro, ascoltiamo in diretta le reazioni del pubblico. Vai Linus. La prossima canzone dedicata all'amico Franco che sta ascoltando da New York. Ciao Franco. Si intitola New York, New York. Questa è Cat Power. Cat Power su Radio DJ, benvenuto a Chiamangoni. Ciao. Ciao. Quale canzone canti questa sera? Di Sonny and Cher, I Got You Baby. È una canzone che tu sicuramente conoscevi. No, non la conoscevi. Che non la conoscevi. Mai questa... sentita prima. No, veramente non la conoscevo. Sonny, per cui ci darà... Sonny and Cher. Che legame c'era fra Sonny and Cher? Erano, cioè, chi era il maschio, fidanzati? Sonny era il maschio e Cher la femmina. Cher la conosci, ovviamente. Sì, no? Cher, sì. Com'è Cher? Cher è quella che ha inventato che ha fatto il suono della voce. Anche attrice, Cher è anche attrice. Bravo. La prima macchinetta famosa. Esattamente. Quindi I Got You Baby, un super classico della musica americana, cantato da Mangoni soltanto per Cordialmente Senza Freni. Somiglia un po' anche a Bis del... They'll say we wrong and we don't know, we won't find out until we grow. Well, I don't know if that's true, cause I got me and baby I got you. Baby, I got you, baby, I got you, baby. They'll say you love will pay a rent before his hand, how money has been spent. I guess that's so, we don't have a pot, but at least my sure of all the things we got. Baby, I got you, baby, I got you, baby. I got flowers
in the spring I got you to wear my ring. And by my side, you are a cloud. I'm like a scatter. You have risen out. Don't let them say you passed too long. Cause I don't care. With you, I can't be wrong. Then put your little hand in mine, that I know is a mountain we can climb. Baby, I got you, baby. I got you, baby. Ti è piaciuta, eh? Era fatta per te questa. Era fatta un po' bene. Sì. È un po' come quando ad Amici o X Factor un cantante canta la canzone e poi riconosce che era nelle sue corde. Certo. E se sento ancora una volta l'espressione non era nelle mie corde o era nelle mie corde, vado dentro e gli do gli schiaffi. Morena di Parma, io vi ascolto a Roma. Dal primo... Come? Il pubblico qui a Roma si era trattenuto, ma con questa esecuzione magistrale che ricordava anche un po' un'aria di Puccini, il pubblico sotto alla sede della radio qua si è scatenato, non lo tengono più. Non so se potrò uscire per un'ora circa. Senti, volevo leggere un messaggio che arriva da Parma, Morena, che dice: io vi ascolto dal primo anno, cordialmente pista di lancio forse. Ero piccolissima, sono cresciuta con voi, mettevo la radiolina sul cuscino e mi facevo cullare dalle vostre voci. Grazie di esistere, grazie a te Morena. Sigla di chiusura. Buonanotte, buonanotte Morena. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte Morena. Buonanotte, questa notte è... Questa notte è appena cominciata, sì. Come proseguirà? Chiedo agli amici della, io non devo della mangiare, ballotta. Niente. Cosa hai mangiato? La pizza, hai visto? La pizza. La pizza prima e un simpatico cioccolato della macchinetta dopo? Sì, questa. Hai ingoiato. Estrazione del cucchiaino mentre scendeva la cioccolata. Rapidissimo. Mangoni? Io mangerò perché non ho mangiato neanche a mezzogiorno. Ho mangiato anche la mia pizza. Ho mangiato un mezzo quarto di pizza, niente. Faso, vai a casa? Sì, vado a casa. Mi sa che suono il basso stasera, perché devo, no, veramente devo suonare il basso su un pezzo. In cuffia? Sì, devo registrare, faccio a casa una cosetta. Io invece vado al Gioia 69 che c'è una festa di Lele Mora. Bravo. E poi posso venire anch'io? Certo. È un po' superato Lele Mora. Contavo su di te e anche Lele Mora conta su Mangoni per rientrare un po' nel giro. Sì, perché è un po' out. E Leone, cosa fai adesso? Linus, devo chiederti se puoi fare un appello alla folla, sì, che c'è qua sotto, perché sono scatenati. Non so. Mi fanno uscire. Gli devi lasciatemi dare qualcosa. Andare a casa, per favore. Elio, devi dargli qualcosa, magari. No, ma tu devi dirgli andate alle vostre case, tornate a casa vostra, date una carezza ai vostri bambini. Bravo. E dite che gliela manda cordialmente senza freni. Stanno andando, Linus, grazie. Buonanotte. Posso chiudere con un vecchio classico, cosa fa quando incontra un povero l'elemora? Vai. L'elemosina. Buonanotte a tutti. Ciao.